Nagar al maxi processo e 53 attivisti no TAV per i disordini dell'estate del 2011, la requisitoria della PM interrotta da pubblico imputati espulsi dall'aula. Prosegue a porte chiuse l'udienza del processo ai 52 attivisti no TAV per i disordini dell'estate del 2011. Imputati e pubblico sono stati espulsi dal presidente della Corte per le contestazioni verbali durante la requisitoria della PM. I particolari da Elena Cestino. È stata sospesa per due volte l'udienza del maxi processo a carico di 53 attivisti in Notav. Bagar nell'aula bunker del carcere delle Vallette di Torino è giorno della requisitoria dei PM. Non siamo chiamati a valutare l'opportunità dell'opera, ma i gravi disordini del 27 giugno e del 3 luglio 2011 alla Maddalena di Chiomonte. Il PM Emanuela Pedrotta ha aperto così la requisitoria. Commenti a voce alta e proteste da parte degli imputati e del pubblico sono iniziati subito. È stato uno degli avvocati difensori a chiedere il silenzio per primo, ma le contestazioni si sono riaccese quando il PM ha parlato di violenza crescente negli attacchi, di sfogo di istinti primordiali contro le forze dell'ordine. Alcuni degli imputati si alzano in piedi, leggono un comunicato che si chiude con lo slogan «Ora e sempre resistenza». Fa eco il pubblico con canti e proteste. Il presidente fa allontanare gli imputati dai carabinieri e sospende l'udienza, che riprende poco dopo a porte chiuse. Tre degli imputati sono stati espulsi. Il provvedimento varrà anche per le prossime udienze. La requisitoria prosegue, il PM parla dei riconoscimenti attraverso filmati, testimonianze di quelli che definisce professionisti della violenza e poi dell'inutilità di 60 testimoni che sono stati sentiti ma che secondo l'accusa non hanno fornito alcun elemento a discolpa degli imputati. Nuova sospensione quando la difesa chiede di allontanare dall'aula un giornalista per avere pubblicato un video in cui sarebbe riconoscibile uno degli imputati. La requisitoria proseguirà nel pomeriggio a porte chiuse. La parte conclusiva è affidata al PM Nicoletta Quaglino. Il movimento no TAV ha presentato un dossier per dimostrare che lo scavo del tunnel della Maddalena non sarà ultimato entro la fine del 2015, come indicato dall'Unione Europea, e che pertanto si perderanno 33 milioni di contributi europei. Tra i documenti citati da Alberto Perino, Alberto Poggio e Paolo Prieri compaiono le ultime gare di appalto pubblicate dalla società francese LTF e dal sito del Ministero delle Infrastrutture, che indicano date diverse per l'ultimazione dei lavori del tunnel esplorativo. Il primo parla del 2016, il secondo del 2017. In ogni caso, sostiene il movimento no TAV, si tratta di date incompatibili con il limite fissato dalla Commissione europea, che in questo modo cancellerà parte del finanziamento previsto. Infatti, sostengono i no TAV, tra un anno sarà stata scavata soltanto la metà dei 7,5 km di galleria, quindi si perderà il contributo per la parte mancante, ovvero 33 milioni. Per questo Alberto Perino e gli altri esponenti no TAV hanno chiesto le dimissioni del ministro italiano per le infrastrutture Lupi e del commissario di governo per la Torino-Lione Mario Virano.